Eccoci di nuovo qui in diretta da Buccinasco. Stiamo facendo una piccola pausa intellettuale, appunto perché avevamo anche anticipato il raduno di oggi ha uno scopo benefico. Appunto per questo io sono qui adesso a intervistare la nostra amica Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao. Ciao a tutti. Sabrina oggi è qui in qualità della fondazione Francesca Rava e appunto si occupa di raccogliere i fondi per i ragazzi, per i bambini. Bambini di Haiti e non solo loro. Ok, allora vuoi raccontarci un po'? Sì, guarda, giusto due parole. La Fondazione Francesca Rava è la rappresentanza in Italia di una grossa organizzazione umanitaria che si chiama NPH. Sì. NPH significa En Nuestros Pequeños Hermanos, che è presente in tutto il mondo praticamente, ma dopo chiaramente il terremoto la nostra attività principale è diventata Haiti. Sì. Dove noi appunto cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per dare una speranza ai bambini orfani oppure abbandonati di Haiti. Siamo presenti in Haiti da 10 anni come fondazione, mentre NPH sono più di 20 anni che è super attiva. La fondazione ha un orfanotrofio, ha un sacco di progetti in Haiti, ha un orfanotrofio dove già prima del terremoto ospitava circa 600 bambini. Sì. Oggi ne dovremo costruire un altro perché dopo il sisma chiaramente le centinaia di bambini in giro abbandonati per le strade sono aumentati. Abbiamo altri progetti come Francesville, che è la città dei mestieri, dove cerchiamo tramite i nostri volontari insegniamo ai ragazzi haitiani un mestiere che può essere quello del panettiere, quello del meccanico. Ok, praticamente volete creare una sorta di villaggio dove imparare, già insegnare. Già proprio. C'è e funziona alla grande, chiaramente nella situazione di emergenza la nostra struttura che ha funzionato di più e che è anche rimasta in piedi fortunatamente è l'ospedale. Sì. L'ospedale San Damien di Port-au-Prince, Tabar, dove praticamente è stata allestita poi il camp della protezione civile in questi mesi e ha sempre funzionato, le due sale operatorie sono sempre rimaste in funzione, abbiamo già mandato giù almeno un centinaio tra medici e infermieri e abbiamo già ridato la possibilità a un centinaio di bambini di camminare attraverso le protesi che sono... È un nostro progetto che è già in realizzazione ormai da un paio di mesi, dove appunto sul posto i nostri volontari e medici italiani vanno là a montare le protesi delle gambe e delle braccia ai bambini amputati e sono veramente tanti. Ok, insomma ragazzi, cioè, questa è sicuramente una cosa nobile, perciò se volete aiutare anche voi questa fondazione, i dati... Guarda, tutti i dati, tutti i vari estremi per fare donazioni o qualunque tipo di informazione che voi abbiate voglia di sapere, di conoscere, le trovate sul nostro sito che è www.nphitalia.org. Troverete anche tutti i numeri di telefono della fondazione, noi siamo a completa disposizione per qualunque cosa, compresi la campagna di Natale, perché già stiamo facendo come gli stilisti, siamo avanti di una stagione abbondante. Perfetto. Allora niente ragazzi, mi raccomando, date un'occhiata al sito internet e aiutate anche voi questa fondazione come appunto stiamo facendo noi oggi qui nel raduno, per lanciare questo messaggio che il tuning non vuol dire essere criminali, anzi assolutamente se ci impegniamo tutti quanti assieme possiamo anche aiutare tante persone. Io ti ringrazio per averci spiegato averci raccontato come funziona la Fondazione Rava e ragazzi a tra poco con la prossima intervista, grazie mille, ciao.